torniamo sulle Dolomiti, in uno degli scenari più belli, quello delle Cinque Torri. Se si rende il zanito, come metterlo? Giornata fredda, ma il cielo terso e la magia della neve rendono tutto sopportabile. Fin dall'inizio, un lastrone di ghiaccio mette alla prova la presa dei nostri ramponi. Rinunciamo infatti alle ciaspole, perché non nevica da un mese e la neve è compatta. Il vento soffia forte. In quest'area, 100 anni fa, si insediò il comando del gruppo di artiglieria da montagna. Sembra un'era diversa, abituati come siamo oggi a star seduti comodamente davanti al PC, comunicando dall'altra parte del mondo, al caldo, mentre giovani ventenni all'inizio dello scorso secolo combattevano con il freddo e il gelo, prima ancora che con il nemico, e dislocavano batterie di cannoni puntandoli contro le postazioni austriache del Lagazuoi, Sasso di Stria e del Forte Tre Sassi. Una zona strategica, questa delle Cinque Torri, per l'esercito italiano contrapposto a quello austriaco. L'importanza del sito era dovuta al possesso dell'osservatorio posto a quota 2477 metri, sul monte Averau, che dominava il Falzarego e la parte alta della Valbadia. Vorrei raggiungere la Verau con Giuliano, ma la luce scende troppo presto e saremo costretti a rinunciare. Poi il vento e il freddo ci hanno già messi alla dura prova, quindi basta così. Oltre 2100, rifugio 5 torri. Verso rifugio scoiattoli. Andiamo verso il rifugio scoiattoli, qua sopra abbiamo la più imponente delle 5 torri. Dai primi giorni del giugno 1915 furono costruite trincee, postazioni, linee telefoniche, magazzini per viveri e armi, ripari per animali e furono trasportati enormi cannoni. Guarda lassù che bella quella bufera lassù. Il paesaggio è davvero splendido. Arianna, come noi d'altra parte, sente tutta la fatica, ma tenace com'è, non cede e continua fino alla meta, a rifugio scoiattoli. Le lastre di ghiaccio color bruno-arancione vengono morse dai nostri ramponi, senza i quali sarebbe difficile reggersi in piedi. La temperatura percepita precipita a causa delle forti raffiche di vento. Incrociamo sul nostro percorso una coppia di sciatori. Melania è una corregionale friulana e mostra tutta la sua determinazione nel procedere contro il forte vento, finché cede un momento alla stanchezza e alla potenza della bufera per poi proseguire.
qui sotto. L'Annapurna. A Rifugio Scoiattoli troveremo il riparo che meritiamo. Il fascino di Monti Pallidi, da qui, cattura lo sguardo e l'animo e ti fa dimenticare la fatica e il freddo. Sosteremo quel che basta per riscaldarci e proseguire in discesa, giusto nell'ora in cui il sole colora le vette del Sorapis, dell'Antelao, della Croda da Lago e delle Cinque Torri. Anche la Tofana di Rozes sorveglia, severa, il nostro incedere stanco ma felice. Già, continuo a chiedermi cos'è quando sei in montagna che ti dona quei momenti di felicità, che ti fa dimenticare la fatica, la pandemia, i problemi, le tensioni cittadine. Credo che la vista, l'odore, il vento e il sole sul viso contribuiscano tutti a rendere memorabili queste giornate. La magia della neve e i colori delle Dolomiti fanno il resto. Ho la sensazione che questa sia la vera vita, che merita vivere, a contatto con le forze indomite ma accoglienti della natura, immersi nell'incanto dell'universo che nel nostro pianeta trova una infinitesima espressione di bellezza. Armala! Un incantesimo che apprezzo ancora di più quando sono da solo o con amici con i quali non serve parlare. Guarda che meraviglia! Con i figli ancora piccoli, ho percorso la Valtra Venances, piena di ricoveri di guerra. Possiamo solo immaginare la sofferenza patita dai poveri soldati sacrificati per presidiare pietre e neve. L'artiglieria delle Cinque Torri mise rapidamente fuori combattimento il forte Tre Sassi al passo di Valparola e fu quindi abbandonato dall'esercito austro-ungarico.